Ah, ennesimo appuntamento con la carriera di Mister Allegria. Giochiamo una partita alla nostra portata contro il Brescia, ma la squadra è veramente messa molto male dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. Ci sono i primi scricchioli. Io, sinceramente, credevo di aver fatto, o perlomeno Mister Allegria credeva di aver fatto una decente, se non migliore, squadra della stagione precedente. Invece, stiamo lottando, ahimè, vicinissimi alla lotta per non retrocedere. È vero che siamo sempre all'inizio, ma è anche vero che abbiamo cominciato anche bene. Vi ricordate? Due vittorie, un pareggio, un superamento del primo turno della Carabao. Poi ci hanno asfaltato. Ma c'è qualcosa che non va. I nuovi davanti non stanno dando quello che dovrebbero dare. Soprattutto, vabbè, Origi l'avevamo intuito, come giustamente anche altri amici della community, tra cui Gabriele, che ringrazio e saluto, l'avevano sottolineato, l'acquisto per loro sbagliato, ma soprattutto anche gli altri non stanno dando il loro contributo. C'è da riprendersi, giochiamo contro il Preston, la prima delle due partite di questa nostra di questo nostro episodio. Andiamoci a vedere, come sempre, come giocano le formazioni che affrontiamo. Tra l'altro, il Preston è reduce da due vittorie di fila, occhio, perché è dagli stessi punti nostri. Gioca con un 5-2-1-2, quindi una formazione prettamente difensiva. Compro due punte, non gioco con le ali se non i terzini che spingano, che poi non sono terzini, ma sono due ASA o ADA. Giocatori tra virgolette importanti, forse il capitano Brown e poi la punta Reece, però non conosco sinceramente. Miranda, un altro giocatore cui nome assomiglia o è noto. In panchina spicca forse Best, che dovrebbe, e Holmes, ma insomma è una squadra alla nostra portata. Per quanto riguarda l'idea tattica, tutto è un assetto molto equilibrato e sa far bene sia la fase di possesso che in quella di non possedendo, difendendo, attaccando a seconda della situazione. Ragazzi, noi bisogna ovviamente vincere questa partita. Vediamo un po'. Giochiamo sempre con il 4-4-2. Torniamo un po' all'antico. L'anno scorso abbiamo giocato col 4-2-4. Quest'anno siamo partiti col 4-4-2. Ripropongo davanti Leeds e Origi. Sapete che il giovanotto si è infortunato nell'ultima partita, quindi Origi deve per forza fare titolare. Molto deludenti i due difensori centrali che dovrebbero aver portato esperienza, ma di fatto no. Papadopoulou non può giocare, infatti sostituisci, risolvi tu il problema, no, solo per questa volta, direttamente il giocatore, perché è stato squalificato per brutta, brutta partita del tedesco, di chiare origini greche. Quindi partita ultima, abbiamo perso un giocatore per infortunio per 4 settimane e poi un espulso. Abbassiamo l'audio del gioco, se no si fa una zuppa cinese. Allora, noi bisogna vincere tutte e due le partite per togliersi un po'. Presto dovrebbe essere la nuova promossa, eh? Prontissimi a raccontarvi questo match. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Premier League. Incontro che vede impegnate Queen's Park Rangers e Preston North End. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in compagnia dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Mamma mia, Potete cioè sintonizzare non c'è con neanche intesa. noi. Siamo quello che fa per voi. Questo è l'11 titolare dei padroni di casa per la sfida di oggi. Eccoci. È rigore e attenzione, occasione dunque per il vantaggio. Mamma mia. Mamma mia, Lugani, in che stato? In che stato? Sì, guarda, vado al fallaccio subito. La squadra non c'è, ragazzi. Si rischia di andare subito sotto dopo 7 minuti. Acosta, para. Ah, peccato, era anche centrale. La poteva prendere. E si parte subito male. L'episodio parte subito male. La formazione, diciamo, ospite, passa in vantaggio con un calcio di rigore abbastanza ingenuo. Soprattutto perché Rugani, dalla sua esperienza, non doveva. Qui il nostro portiere, peccato, non credeva alla parata centrale. 1-0 per loro. Il Preston in vantaggio con Osmavic. Bravo, Willock. Vabbè. Porta palla.
va via nell'uno contro uno, blocca la conclusione. Mamma mia, è cambiato il punteggio del match dell'Arsenal. Andiamo a sentire. Vai Max. Rete del match per l'Arsenal, gol che porta la firma del brasiliano Gabriel Jesus. Bravo Palit. No, ma solo davanti al portiere sbagli questi gol qui. Vergognati. Ragazzi, no. Questi giocatori stanno veramente deludendo. Davanti al portiere. È un rigore in movimento. Un po' angolato, per l'amor di Dio, da questo. Palla persa. Marquez, ragazzi, sta... Ehi, a munire qui, eh. Giusto, giusto, giusto. E questi picchiano. Potts, Brad Potts. Questi picchiano. Nulla da dire, Pier. Mi sembra che gli estremi per la munizione ci siano tutti. Rugani. Yeah. Grande intervento del difensore. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Willock intercetta il passaggio e recupera il pallone. Ha peccato l'insufficienza, ha perso un pallone banale. Maurici, ma muovi il culo, Maurici, mamma mia. Tutto fermo. Fuori gioco. Vai, imbarazzante, imbarazzante, prestazione imbarazzante. Tempo del fuori gioco. Comunque bravo anche la difesa a salire. Bravo Willock. Sotto, sotto, Origi. Poi dice uno perché non giocava mai nel Milan. Ci sono novità. Prima rete della partita per il Wolverhampton. Si sblocca dunque il match 1-0. Il cronometro sono trascorsi 37 minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Valitiz. Prova a salire. Vai, vai, qui. No, troppo corto. Intercetta il passaggio e riparte. Il recupero sarà di un minuto. Occhio all'avanzata. Primi 45 che... Ma ragazzi, si è fatto ridere, si sta facendo ridere. Allora, io... Risultato apertissimo. Non so che, diciamo, non si sa che pesci prende, un po' si cambia. Leeds, ragazzi, sta veramente facendo schifo. Ma che poi, ma che squadra è questa? Nicolas. Mamma mia. Ma anche l'attaccante non ho portato nessuno. Mettiamoci lui. Mettiamo lui a Zez. Ma vabbè. Origi la lasciamo, i giocatori di fisico, un po' di esperienza, però di... Attenzione perché cambia la situazione a Carroll Road. Andiamo a sentire le novità. Prima rete del match per il Norwich. Risultato che torna dunque in parità 1-1 dopo che sul cronometro sono trascorsi 48 minuti. Perfetto, grazie per il gioco. Ha ragione. È fuori gioco. Torna la Premier League sugli schermi di ATV con questa sfida live. Partita che metterà contro Queen's Park Rangers e Tottenham. Pier, non vedo davvero l'ora. Sono due squadre che giocano un calcio veloce. Votato là. Occhio qui, può concludere. Oh, finalmente il pareggio. 1-1. Castrovilli segna. Tappin buono. 1-1. Finalmente. 1-1. Ma che fatica. Una squadra. Castrovilli, lui. Sempre lui. L'uomo della provvidenza. Belle, però troppi tocchettini qui Castrovilli, boh, c'è la legnata. 1-1 abbiamo rimesso in sesto una partita veramente. Mamma mia, ancora le difese, eh. Miller, via Miller. Dai ragazzi, bisogna fare una depurazione. A gennaio, se si arriva a gennaio, bisogna mandarli via
diversi, anche i 1000 ragazzi, babba mia. Babba mia. Calendario che ha forza. Il prossimo match che potete seguire là Il Fisium ce l'ha. Due grandi squadre stanno Ah. venendo. Si vede la mano del tecnico. È un piacere vederle giocare. Io non me la perdo di sicuro. Attenzione, qui Pierson in area. Bello, eh. Super parata che mantiene il Willots, via, non ce la fa più. Fernandez, che tra l'altro l'abbiamo preso proprio per sostituirlo. Ma come ne è uscito alla grandissima? Quindi bisogna arrivare per forza alla vittoria. Come arriva, arriva. Bisogna togliersi dai bassi fondi. Il centro dell'area risolve problemi. Vai, Marquez, sei veloce, sei. C'è spazio per il contropiede. Castrovilli. Ecco Righi. Sale la bandierina, c'è la posizione di Ma lo offside. farà un gol Righi? Lo farà oppure no? No, questa partita, dice, in tutta la stagione lo farà uno. Di nuovo a segno il Tottenham. Aumenta il divario, conducono ora per Aio. 4 reti a 1. Quando intanto sul cronometro se ne sono andati via già 70 minuti. Grazie, puntuale come sempre. Pallone che viene allontanato. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Taglia sul centro. Recuperano palla grazie all'ottima organizzazione. Su, Dozel, erdici il piedino, siamo all'ottantesimo. Non si accontentano del pari, vedremo se proveranno il gol partita nei minuti finali. Occhio al pallone filtrante, riceve palla, può puntare la porta. Via. Un'altra sconfitta. Vantaggio a poco dal novantesimo. Castrovilli, cosa vuoi cambiare? Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol. Squadra veramente scarsa, ragazzi. Io ripeto, credevo che fossi migliore della stagione precedente. Invece, qui si deve lottare per un pezzo di pane, mi sa. 2-1. Tra le altre cose, non hanno rubato nulla loro, eh. Vedi, non hanno rubato nulla. Non hanno rubato niente. Maurici. L'arbitro assegna 3 minuti di extra time. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Il portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinaria amministrazione per uno come lui. Ne ha viste molte di peggio. Gara che finisce qui. Bobba via, abbiamo perso in casa, ragazzi. È una emorragia che non trova fine. Brutta prestazione, veramente. Ma un 2-1, ma cioè, boh, tra l'altro, è una squadra alla nostra portata. Sarà da divertirsi, ma in senso negativo questa stagione, perché sapete su FC, prima FIFA, c'è anche il forte rischio che ci mandano via dopo l'ottimo campionato scorso, ragazzi, e si è perso. Ecco una squadra. Ora giochiamo contro gli Spurs, il Tottenham. Quindi giochiamo allo stadio di loro. Quindi boh, la vedo molto difficile. Allora, intanto andiamo avanti. La classifica si vede alla fine dell'episodio, ragazzi. Poi, dunque, ha del tempo di allenamento. Se è allenatore, ha dato continuo di posizione per allenamento. Sì, si sta facendo un po' di sì. Impegnati giocatori con l'altro. C'è cioè, Capozzo col Ghana e Leeds. Allora, tanto Christian. L'ungherese io lo metterei fuori rosa, devo essere sincero. Boiata. Boiata non è già. Accetta lo sfetto, ma lui. Cioè, questo rifiuta, rifiuta. Lui, Boiata, non può andare via. Allora, andiamoci a vedere un po' la formazione che qui. Lidz, ragazzi, via. Mi dispiace veramente, ma non è un giocatore. Non può, non fa la differenza. E quindi a noi non ci serve uno così. Allora, Tapia è rotto. C'ha altre 3 settimane. E lui era la nostra punta. Ma anche lì non può giocare. Allora, mettiamoci Black Taylor. Mettiamoci Black. E io, ragazzi, mi dispiace per voi. Ma faccio giocare Black Taylor, che ci ha risolto tante, tante cose nelle partite. Poi,
Capozzo lo metto in panca e mettiamo Ismaili. Vediamo un po' cosa succede. Vabbè, proviamoci. Sì. Voilà. Dai, chat in arrivo, Nico, il prossimo incontro è fondamentale. Mi consiglio anche per la stagione, mi sento in gran forma, mi hanno il posto dopo Costa, non la deluderò. Ma non decidi tu, no, ci rimane male. Ti darò una chance, spero che la sfrutterai. Proviamoci, dai. Poi questo, aspetta, giustamente. Allora, mettiamo al posto di Acosta, mettiamo la rosa, gestione squadra, facciamo il cambio del portiere, dai. Ce l'ha chiesto, quindi vuol dire che vuole farlo. Poi difensori e anche Cook, Haaland, beh, quell'altro Lugani, poi dopo lui ritorna in campo, eh? Vabbè, proviamo. Allora, Nicolas ci ha chiesto di giocare e noi lo accontentiamo. Morale molto scontento, chi è? La squadra è scontenta e per forza si perde, lucidità zero, forse anche per questo, eh? Ora contro il Tottenham ovviamente la lucidità andrà sotto lo zero. Allora andiamoci a vedere un po' il Tottenham versione, ha preso Tchouaméni con Mediano, questi Sar. Vabbè, poi davanti c'ha Alvarez e poi c'ha Son e Kulusevski. Questa è una bella squadra, ragazzi. Panchina, Lloris e Vicario ha preso il suo posto, come tra le altre cose anche nella realtà. Non so se c'è sempre Lloris, o meglio, non credo proprio ci sia Lloris proprio nel Tottenham, o sì, boh, sinceramente. Tra l'altro ce l'ho anche nel FUT, quindi Pedro Porro, un altro giocatore dello Chelsea, e sarà una grande squadra. Idea tattica, ogni volta che riconquista palla cerca di servire immediatamente i giocatori più avanzati, in posizione di filata, il pericolo aumenta quando anche i terzini spengano. I giocatori in chiave sono Tchouaméni, è veramente forte, ragazzi, questi. Però, no, voglio dire una cosa, l'ultima partita, due vittorie di fila che hanno, diciamo, fatto seguito a tre sconfitte, quindi un po' così e così. Calcio d'inizio, noi ovviamente giochiamo tempo nuvoloso, giochiamo alle 15, quindi siamo già al 15 di novembre, ci avviciniamo al mercato di riparazione. E qui, ragazzi, ci fanno arrivare al mercato di riparazione, bisogna riparare parecchio. Ci vuole Viti, Buloni, partitaccia, Romero, un panchina. Allora, siamo 2 gol nell'ultima partita, speriamo che non segni altri 2. Importante. Potrebbe essere proprio una di loro a decidere. Eccoci. Sì, sì. Una magia. Sì, una magia. Manca poco. Non magia. Sì. Gara che sulla carta può regalare emozioni. Rimanete con noi. Vai. Atmosfera delle grandi occasioni qui al Tottenham Hotspur Stadium. Poi tra le altre cose, cambiando tanto formazione, poi si rischia anche di alcuni giocatori di non accontentarli. Guarda il casino. Un incontro che promette spettacolo. Ah. Dai tanti motivi di interesse, tra... dove va quell'altro? Il calcio è la nostra passione, Pier. È impossibile mettere al richiamo di 22 atleti che decisi... meno male subito vicino al gol al Varez, meno male, vai, batte lungo, niente, solito tram, noi difensivi qui ci spappolano. Bravo, vai Black, e poteva farti, non c'è nessuno, ah. Dai, vai, si accentra, ti cascia la pressione della difesa, recupero del pallone, si prospetta un campionato esaltante per quanto riguarda la lotta al vertice, siamo solo nelle fasi iniziali, è vero, ma l'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pier, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella corsa al titolo, non è facile, qualcuno potrebbe anche... Ma non ci mette la gamba lui! Sono d'accordo con te, ho la sensazione che non ci annoieremo. Bravo! Sono i titolari della formazione ospite. Vai, Origi! No, non un grande passaggio, in effetti. Che grande passaggio, tuo, eh? Bravo, Marquez. Vai veloce, Marquez. Ripartire, attenzione. Difesa scoperta, occhio al contropiede. No, siamo anche sfortunati. Arbitro, siamo anche sfortunati, eh?
Abbiamo anche sfortuna, Marquez ha fatto un'azione strepitosa. Diciamo ci gira nemmeno nulla a favore. Bella questa azione. Marquez è uno dei giocatori nuovi acquisti più in forma al momento, eh. Non ci gira nulla. Ehi, proprio forte. No, sotto. Sar. Il tocco per Son. Alvarez. Nah. Vai velocità, attenzione. Kulusevski. Bravo. Calcio d'angolo dal quale potrebbe. Peccato, ragazzi, quel pallo lì trema sempre. Provare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. Azione che poteva essere pericolosa. Palla recuperata in ottima posizione. Mamma mia, andà il portiere. Segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Origi. Vai, palla. Palla per Origi. No. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Attenzione perché è successo qualcosa nel match dello United. Prima rete del match per il Manchester United. Gol che porta. Bravo. Del portoghese Bruno Fernandes. Ha calciato da distanza proibitiva, disegnando una traiettoria imparabile per il portiere. Si sblocca dunque il match. Molto preciso lui, eh. 2 minuti di gioco. Perfetto, grazie. 0-0, raga. Per ora si sta resistendo, ma non stiamo subendo. Non stiamo subendo. Peccato per quel palo di Marquez. Vediamo un po'. Origi, ragazzi, veramente. Mamma mia. Lucidità zero. Ma tutti con la lucidità zero, ragazzi. Ma come si fa a giocare con gente così? Deve fare qualcosa. Allora, togliamo lui. E ridiamo fiducia al bimbo. All'Iz. Origi, mi dispiace. Ma non sei proprio fa sponda, fa parecchia sponda. No, poi intervento sul pallone. No, poi ce n'è solo lui. Premier League inglese che tornerà live su EA TV. Sfida che si pronuncia caldissima tra Tottenham e Manchester United. Occhio Piero, un'occasione grande questa. No, sarà allungata. O Black, porca miseria, tiravi una legnata. Partire la palla, non poteva sbagliare. Ecco Son. Boia. Noi di fisio zero, Hon-min-son. Attacca il Tottenham in zona interessante. La sterzata di Son. Cade il gol di potenza, ma niente. Castroville ce la fa più. Via, spingi, spingi. Tutto sbagliato. Il dato sulle conclusioni testimonia l'enorme difficoltà incontrate finora dalle due squadre nel provare a costruire le palle gol. Vai Ismaili, boh, corri un po'. Con il passare del tempo, perché così una noia. Ha spazio per andare. Interviene e stava diventando pericolosa questa. Otto. Ecco Son. Bentancur. C'è la possibilità della ripartenza. Bome va veloce. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ecco il primo gol che può indirizzare il match dalla loro parte, squadre che sembravano quasi accontentarsi del risultato di 0-0. Possiamo prestare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta. Non era un gol difficile, ma per farlo bisognava essere lì al posto giusto. Riprende il gioco dopo la prima rete della partita in questo secondo tempo. L'arma del vantaggio si gioca. Può avanzare indisturbato. Cross dentro verso Son. Sventa bene. No, arriva il portiere. Si prospetta un'altra sconfitta. La seconda di fila. Sarebbe la quarta. Quarta sconfitta di fila. Bene.
ma poi di fisio. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Ma Marquez, ma cosa c'è in tasca, Sassi? Poi ha ripreso come osi. È cambiato in tasca. Non l'ha data a nessuno, semplicemente che c'è nessuno. Prima rete della partita per il Crystal Palace. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 quando siamo all'81esimo. D'accordo, grazie. Arbitro ferma il gioco, punizione contro il Tottenham. Novità dalla panchina del Tottenham. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Brutta disattenzione, pericolosa. Si accentra. Occhio da lì. E vabbè. Allora lì. Grande recupero. E vabbè. Chiamati in causa bene. Vabbè. Vabbè, ragazzi, non si deve vincere, dai. Due traverse, Birauli e portiere. Non c'è più tempo. Vabbè. Dunque il match trasferta Mara per la formazione ospite che torna a casa senza punti. Senza punti, ragazzi, abbiamo preso due pali, una traversa, un palo, poi il portiere ha fatto il Miraulo. Cosa si deve fare di più? La squadra non gira niente, non solo la squadra, anche la fortuna. È vero che la fortuna aiuta gli audaci, ma qui, ragazzi, un'altra sconfitta, la quarta di fila, 1-0 col Tottenham, non abbiamo sofferto. Questa forse è l'unica cosa positiva, ma come si fa? Ora andiamoci a vedere la classifica, che preoccupa, e non poco. Ora qui, tra l'altro, c'è Preston lì che perde in casa. Noi abbiamo, cioè, col Tottenham ci poteva anche stare. Il problema è non perdere, c'è un Aston Villa, quindi... ci sono, eccolo qui, offerte per trasferimento di Steve e Cook. Questi, boiata, niente. 3-10, accettiamo. Boh, dicevo, chat del giocatore, Nicolas, mister, anche se non abbiamo vinto, sono comunque grato per farlo giocare, che non me l'hai chiesto. Ok, no, ma Nicolas non è affatto brutto. Se non esce, non è male. Rispetto per essere stato onesto con me, è importante che l'atmosfera dello spogliatoio è veramente brutta. Andiamo avanti, vediamo un po' contro il... Chi è qui? Offerta per il presidente di Boiata, ancora. Ah, oh, Tapia è di nuovo trasferito, è buono, via. Qui non lo può, lui non può andare via. Oh, Tapia è di nuovo... Allora, volevo pensare che Tapia non entra per dopo le... 0 settimane di swap per infortunio. Prima però di mandarlo in campo, inizia a rinnovare sulla sua lucidità. Per far sì che Fede Tapia torni al top il prima possibile, suggerisco di adottare il programma di allenamento focalizzato sulle prestazioni. Ok, noi lo facciamo subito. Cambia programma. Ok. E direi applica a tutti. Allora, ora noi si metterà in campo ovviamente il bimbo, eccolo qui. Tapia, che anche lui lucidità zero, forma fisica, lo mettiamo ok, andiamo un po', vabbè, andiamo avanti. Voglio vedere prima di giocare contro la Aston Villa, vediamo un po' come siamo messi. Allora, noi purtroppo siamo, diciamo, a due punti dalla salvezza, siamo in piena zona retrocessione. Guardate che differenza dopo 12 giornate. È vero che siamo sempre all'inizio, per l'amor di Dio, ma siamo veramente in fondo, ragazzi. 10 punti, 2 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte, ma soprattutto 16 gol subiti e 8 fatti. Ragazzi, si piglia gol a veramente tanti. L'ultimo classifica è Leicester, quindi con 5 punti. Poi c'è il Norwich, 10 punti. La prima squadra che è fuori dalla lotta dalla retrocessione all'Everton a 12 con i Wolf, e poi c'è a 13 punti il Leeds, che si è un po', ripeto, è presto. Ragazzi, dobbiamo soffrire, sarà una stagione sofferente a differenza di quella della scorsa, dove appunto avevamo un piazzamento, un buon piazzamento, metà classifica. Qui invece bisogna cercare di la pagnotta, guadagnarsi la pagnotta, perché altrimenti si perde la Premier League, sempre se non ci sono, ragazzi.
Quindi si ripartirà da qui contro invece in testa chi c'è? Chiaramente che voi ci sia in testa. Il City con 30 punti, però c'è l'Arsenal 29 e l'Aston Villa 25. Quindi noi giochiamo contro l'Aston Villa. Allora, giovedì la vedo dura, ma giochiamo contro l'Aston Villa che è terza in classifica, in piena zona champion, a 5 punti dalla vetta. Ma ripeto, e però c'è una partita in meno rispetto al City, quindi potrebbe, vincendo noi, andare a 2 punti dal City. Quindi veramente ce la metteranno tutti i giocatori dell'Aston Villa. Noi cercheremo di agguantare, giochiamo a casa, si spera nel supporto del nostro pubblico, ragazzi, che dire. Oggi abbiamo avuto, nella prima partita abbiamo sofferto, pur avendo pareggiato momentaneamente, ma insomma di fatto il Preston non ha rubato nulla, contro il Tottenham, sinceramente, forse il risultato è un po' bugiardo, perché quei due pali gridano ancora vendetta. Io vi saluto per il momento, come sempre questo video lo avrete condiviso su il social a cui fa riferimento il canale, ovvero IAFC Community Italia, e poi vediamo se lo condividiamo anche su altri social a cui fa riferimento sempre il canale, altri gruppi di Facebook. Se volete condividere voi, condividetelo. Io vi aspetto giovedì con una nuova puntata e mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi e portate pazienza.